Allora, insieme agli spettacoli organizzati nel festival Arafest, abbiamo anche pensato di inserire dei workshop delle diverse tradizioni che si incontreranno all'interno degli spettacoli. E quindi siamo partiti con un workshop di commedia dell'arte, attualmente stiamo concludendo il workshop di danza Topeng, da lunedì partirà quello dell'opera, il workshop di opera cinese. E per finiremo con il workshop di teatro no giapponese. I workshop sono una buonissima occasione, un'occasione per far conoscere ancora meglio, in maniera più approfondita, quello che è il lavoro attoriale, soprattutto delle tradizioni che incontriamo. A questi workshop sono anche corredati due meeting in cui le culture chiamate in causa all'interno del festival si incontreranno e investigheranno un po' i territori comuni o le distanze che li separano. Perché questo? Perché Arafest ha questo obiettivo, cioè quello non solo di far conoscere queste culture, ma anche, se possibile, di un giorno di farle sposare. Quindi l'idea che è alla base della direzione artistica, insomma, di tutti quelli che operano all'interno del festival, è quello di creare un sincretismo tra le varie culture. Pertanto, i workshop sono una buona occasione per conoscersi sostanzialmente, perché se deve avvenire questo matrimonio tra le varie culture, è necessario che si conoscano queste culture. Quindi, oltre ad essere appunto dei workshop con maestri internazionali, diciamo che attualmente il workshop tenuto dal maestro Enrico Mastiroli è comunque un workshop importante, perché questo maestro ha studiato direttamente a Bali con maestri del calibro di Imad Jimat, che è una famiglia di danzatori balinesi conosciuti almeno dal 1800 in Europa, grazie ad artisti come Artaud che li hanno portati, che hanno visto, più che portare, hanno visto quello che loro facevano, insomma, e hanno poi tracciato delle vie, hanno visto che comunque questo tipo di arte poteva portare un'evoluzione a quella che è l'arte attoriale europea. E così è stato effettivamente. Quindi diciamo che i workshop sono importanti per questo motivo qua, perché comunque per far conoscere e per utopisticamente in futuro far incontrare le culture, le varie culture.